che nel calcio poi alla fine decidono sempre, a parte i valori tecnici che sapevamo essere già dispari, nel senso che nessuno pensava di essere come valori tecnici all'altezza dell'Atalanta, però poi cosa conta nel calcio? 20 centimetri, perché sono i 20 centimetri del fuorigioco di Jasi, perché se Jasi non fosse stato di 20 centimetri in fuorigioco, non sull'azione prima che partisse il cross, che poi è andato in area di rigore dove poi ha segnato Ampadu, lo Spezia sarebbe stato sul 3-0. A quel punto l'Atalanta avrebbe potuto fare quello che voleva, molto probabilmente, difficilmente, avrebbe recuperato la partita. E poi mi piace notare comunque che nei, non lo so, le statistiche parlano di 25 tiri a 7 per l'Atalanta, lo Spezia è stato più pericoloso sempre, perché i tiri dello Spezia sono stati sempre molto pericolosi, oltre ai gol fatti. Quindi lo Spezia ha avuto, secondo me, anche le occasioni migliori in questa gara. È chiaro che non puoi pensare di non concedere nulla all'Atalanta, però torno un po' sulle parole di Gotti, che si è riferito al secondo tempo. Gli è piaciuto più del primo. Cioè, nel senso, la prima mezz'ora del secondo tempo lo Spezia ha giocato meglio che in tutto il primo tempo, al di là del fatto che nel primo tempo ha fatto due gol. Sul 1-0, soprattutto sul 2-0, lo Spezia si è schiacciato troppo nel primo tempo. Quindi è vero che l'Atalanta non ha creato poi tantissimo, però l'ha portata in area di rigore. Invece nel secondo tempo, la prima mezz'ora, lo Spezia se l'ha giocata, si è giocato la partita, ha provato a ripartire sempre, difficilmente è rimasta nella propria area di rigore. Ma è chiaro che l'Atalanta, quando viene avanti, fa paura, perché se guardiamo chi gioca e chi subentra, no? Pasalic, che a noi fa sempre male, quel pallone un po' abbandonato in area di rigore che porta al gol del 2-2, che forse potevamo gestire meglio. Cioè, ci sono tante cose in una partita. È stata una prestazione incredibile quella di oggi, una prestazione dello Spezia che dimostra come questa squadra stia salendo dal punto di vista mentale, dal punto di vista del gioco, perché non ha giocato da provinciale lo Spezia oggi. Oggi ha giocato a viso aperto con l'Atalanta, poteva far più gol di quelli che ha fatto. E, insomma, una cosa del genere ce la sognavamo un po' di tempo fa, no? L'anno scorso spesso e volentieri magari eravamo a rincorrere, partite di questo tipo ne abbiamo viste poche, quindi questo fa ben sperare per il futuro.